Vedete, mo' se la casa di Iron Man che c'ha una sbarca di visual. Perde i visual in confronto all'altro, Sì, capito? zio. Cioè, comunque voglio dire, complimenti. Ah, è saga, Sono comunque eh. buono. Vabbè, Ma che ma cioè, casette. guarda che cazzo di case che fa. Modern Marvel spans over four levels and features concrete, steel, and glass in its core identity. Ha fatto letteralmente la carriera in Star Wars. No, comunque, frate, cioè, posso dire proprio subito a primo acchito, a parte che si giganti, figa, poi dal sul. Però sta roba a me mi sa proprio di casa popolare, zio porco. Cioè, questo cemento un bello po'. Quello sì, il di cemento un Marvel, po' di capito? Sono trasandato pagato tipo. 750 euro. Seen in my life, so it's my great privilege to welcome you. Mario, bentornato. Ah, Zappo, grazie per Zappo. Comunque mi dicono che è quella del film. È impossibile, quella là è tipo su. Vabbè, però Zappo potrebbe essere che hanno utilizzato gli interni, poi ah, hanno fatto green screen. Magari gli interni sì, CGI. Magari gli interni sì. Eh sì, boh, vabbè, madonna. Magari è un maniaco che si è rifatta fa. Ah, ma capace pure, cioè. Cioè, magari l'hanno usata esatto per filmare all'interno, eh. Sì, è quella, mica hanno distrutto una casa per fan film. Vabbè, raga, ma che cazzo si. Porco dio! Vabbè, che non c'ha senso se no chiamarla Iron Man House, effettivamente. No, ma poi è proprio in una posizione diversa. Cioè, capito che te voglio. Cioè, ovviamente è CGI, casa la distruzione, ovviamente, no. The house's nickname is Oh, Iron mo Man tanto House, ce lo spiega. Which is quite apt because we've always been a fan of mid-century modern architecture. Ah, ok, c'entra un cazzo. Secondo me c'entra un cazzo, ragazzi, porco. Hello, my name is and this is my family home, Pengilly House, also known locally as the Iron Man. Quanti House. Soldi ce li avevi, frate? Non lo so. Vabbè, ce li hanno. Questo è assurdo. Sì, ho capito. Ask me what is my most intimate house. I would say Iron Man House. My name is Peter Brindane. I'm the founder and CEO of In Residence. We are extremely fortunate that this level of property exists in Cape Town. Right in front of us is the Great Room or the 120 Iron Man Inspired milioni Lounge. This has to be one of the coolest spaces we have ever toured on our channel. Che bello, zio porco. The angled glass bello. Walls. Concrete columns. Sì, ma è pure fatta come devi da te, Marzo, un po' moderna. The use of the Atlantic Ocean. And we even have a feature pool però è troppo grande. This room. Mi sentirei this tutto strano. Sì, quello sì. Absolutely unreal. And check this out. Jarvis, what's the weather like today? Che dragone. Well, they don't have Jarvis here because this is not the real che meme, GG. Ma che cazzo di meme? Questo è il più vicino possibile alla casa di Iron Man. The real Iron Man house is a soundstage. I feel like you can't really get much closer. Ah, quindi si sono rifatti, cioè si sono ispirati proprio alla forma della casa. Certo. Ci sta, eh. E comunque mo se guardi intorno ci sta, che town, glass walls. Io non ci vivrei mai, raga, una cosa del genere. O ci vivo 30 persone o come cazzo ci vivi? Posso dire, non ho mai visto una persona vivere effettivamente una casa immensa così. Bravo, esatto. Più che altro, ma perché non la vivresti tutta? Vabbè, usi tre stanze, sì. Non la cioè, vivi veramente. Tutta, capito? Sì, usi letteralmente tre stanze nelle case così. Cioè, compri perché sono mobili e buona. These angled glass panels make this space feel like it's like a control room. It's the control center for the spaceship. Look at these unobstructed views. This is incredible. What a space. Yeah, not only what a space, but I have to say, this is my first time really in sub-Saharan Africa and Cape Town is an incredibly beautiful place. The water's so blue. Bello, zio cane, ragazzi. Madonna. Però, avevo sentito uno che ci vive a Cape Town e siccome non c'è, credo, l'energia elettrica o l'acqua, mi sa l'energia elettrica però, per tutti, e c'è, mi sa, solo certe persone, perché qua sicuramente pannelli fotovoltaici, quindi sarà sempre attiva, però per certe persone che vive lì normale, per 1 o 2 ore al giorno sei al buio. This home is valued around $20 million. Grazie, bros. It's actually not on the market for sale, but 20 it is milioni available costa. For short-term rentals, starting from $120,000. So 6 camere da letto, 10 bagni. Non costa un cazzo, scusa, 20 milioni è poco. Alberto, grazie, ben tornato. 6 camere da letto, 10 bagni. And in porco zio, no, io non so i square feet come vengono calculati, i metri quadri. And as always, you can find more l'ha scritto, about no? Listing. Mi no, è sembrato di leggere 300? So make sure no, 300 mi sembra and pochissimo. Point, no, ma che 3000 forse. Estate, fully staffed, South Africa's beautiful. It's a great value. Now, across the great room,
we have the kitchen. E poi queste case così, questa cucina non è da utilizzare, la cucina a vista e basta. Poi c'hanno la cucina per lo chef dietro. La cucina tipo dove ci metti i vini su sopra, vedi, due champagne. Non fai un cazzo qua, è solo perché è bella da vedere. Come ce la vuoi bene. Let's check out this gorgeous backyard. Ma che lavori? Guarda che roba. Se compri questa cosa, te stanno a lavorare giorno e notte l'altro. And we're on the slopes of Lion's Head. This is absolutely beautiful. I'm out of words. Yeah, the views from up here are incredible. Poi è super popolato, capito? Non siamo anche isolato. Un sacco di case intorno pure. C'è gente che c'ha i soldi tua pure. Figo, i 12 apostoli. E a te ci stanno 12 capocce di montagne dietro. Bellissimo. Madonna, ma è questa Cape Town? No, penso sia un pezzo. Un pezzettino, sì. È tipo la Beverly Hills, sarà più vicino alla costa. Certo, still, che se qua comincia a parte la cosa. Non è una piccola frana. Per i amici l'osso proprio. Downtown Cape Town, where we have the main level. Down below us, we have the amenities and the guest suites. Olè. The first floor is the exterior entry and the 12 car garage. And on the fourth level, se c'è una casa del genere, c'hai 20 persone armate dentro casa. A voglia. But this property, these views, this dentro, and this architecture is absolutely incredible. Sì, alla fine. Before I talk about some of the details here, I gotta say, this home reminds me the Sheets Goldstein residence. I knew you were gonna say that at some point. All the board form concrete. Glass. All the glass. It's like Club James, which is the nightclub attached to that property. Ma questa roba. È un club dentro la casa. Anzi, sto coso rosso è un aborto, eh. Questo non lo capisco. È sembra. A cagare, porco Dio, la cucina di mia nonna. Ma poi è tutta sporca, ma che c'ha sembra. Fotografia 50. Built-in disco lights. This is a place to entertain. L'acqua panna ti tiro dalla doccia. Certo, qua piove un attimo. Flagstone floors, built-in seating, infinity edge. Non capisco, io onesto, non capisco sto rosso Harvard in mezzo al bianco, grigio e e marrone. And they pulled it off and I actually like this. Sono le stanze degli ospiti. È la guest house. Porco Dio. The entire bathroom is open. And I know this is a guest suite and it's all about the experience, but Madonna, raga, che cosa strana però, sembra tipo, cioè sembra sbagliato il 3D tipo come è fatta qua. Qua sembra tipo che è piccolo. Cioè esiste davvero quel nome di quello stile ci prende con i concetti di design. Sì, sì, no, più volte. Vigna, grazie di bit. C'è pure quel cubo Winter Tedo e Vigna. Il sifone messo così a cazzo, così è proprio brutale. Di messo clear serve windows bringing natural light. Però regà, per una casa del genere 20 milioni in sottanti. No, capito, è quello che stavo di prima, cioè mi sembra molto poco, Per quello ti dico, ma vabbè, anche perché sì, anche perché Cape Town probabilmente. Come a Los Angeles sta cosa meno dei 40, meno dei 40 non costa. Come sta casa una merda, magari che c'è sta stanza da guest house, questa casa, guarda che roba. Your views are fantastic. Great elevation, glass railing throughout. Ma che è? And I want to apologize to everyone because I feel like throughout this tour, I'll be talking about Cape Town and views nonstop. Incredible property starts. You have this long driveway with a security booth, and it brings you to this point. Cobblestone driveway takes you all the way to the 12 car garage. But first, I want to point out what's above us. This massive structure with stacked stone exterior. Those two picture windows are looking out from the spire area that we're gonna see in a bit, and if you look above, you Che coglione, l'area termale, vero, imbecille. This garage also has a turntable, so with a push of a button, you can just spin your car, vai bando, brother. Meno male che gira quella macchina. Sì, dai. Però sì, posso dire una cosa: il garage è bello se ci stanno ste macchine. Se c'entri e ci trovi una Fiat Punto, è un po' più su. Però già, ma 20 minuti di casa, sì, la Fiat dici, Punto, non ci metti, dai. La Fiat Punto, probabilmente. Side, glass enclosed entry, double doors open up. Capito, nel mentre che uno per due ore non c'ha l'elettricità, un altro sta a far girare la macchina solo nel garage. Ma infatti è quello che non mi piace. Now, before we leave this space, I want to cover some of the areas. You have your concierge room here. This door on my left opens up to the gym, which is actually very spacious. Comes with this full bathroom. And you have another access point to your garage. Mike, actually, come in for a second. Let's show the volume here.
Madonna, che bello. Rolls Royce, Strange Rover, parcheggio di Roma, per Star Portinaro, capito che te voglio dire, tipo. Per divano per Armin, questo qui non è male, Bertold. Ci sta, dai. Zio Mark, è vero, 6 metri di divano. Metti il gas in bocca, ma che ne sai? Well, like, we've talked about pure la piscina dentro, quella è una piscina, non vedo male. Sì, come sbagli. Dio. Ogni angolo c'è una piscina. We have to. Now, let's go through this glass door so we can check out the indoor pool area. Sto incrociato, this space is so cool. Those are the two picture windows that I mentioned on the exterior. Sì, che ben tornato. Looking out to the Atlantic Ocean. No, adesso non è. Non ma è bella qua la finestra lì. Sì, quella è figa, ma se ci metti, capito, tipo... The same granite that we've been seeing around the world. E poi una DFT. We have the hot tub con sfondo oceano. Con bonus by a gay, cane. Vabbè, a quanto cazzo giochi? Oddio, la sauna! To the sauna. A me non piace, lo sai, mi manca l'aria. Tutto l'ansia. Bella che l'ho fatta, a me proprio mi manca l'aria. Now, there, I actually want to take everybody... Raga, ma ci avrai, porco Dio, Dwayne Johnson dentro. Amazing visa di Atlantic. Vabbè, la terza suite qua, però ci mette quello che ci mette tipo l'amante, ci mette. Start our tour with the office. Soprattutto quando ti sei comprato il 65% di le Roi Marlene per fatto la mia innaffiare. Tu non toccherai di cazzo. Cioè, Marzo, pure in sto caso non ti piace perché è legno? No. Davvero? Questo divano, se l'ha pagato più di 15 euro da Brico Casa, è un coglione. Cioè, guarda che roba, è una merda. Non mi piace il fatto che sia proprio, cioè, sembra proprio, capito, è tutto moderno. Però sti mobili mi danno de vecchio, cioè ce li vedo, non ci vedo qui, capito? Però diciamo chiappano la natura che gli sta accanto, cioè questo angolo mi piace, ad esempio, questo, cioè questo angolo, quest'altro angolo qui non mi fa impazzire. In realtà è un ibrido sta casa, cioè alcune stanze sono, vedi, legno scuro, cose, gli altri sono super futuristi. Gli dice a tua moglie, no, sto andando a lavorare, poi cambi piano, nel frattempo c'hai l'arem sotto. I find it very, very inspiring. Grazie per like, I would love vento. To have this as my office. And I don't see that. Like, credo, non so. Grazie al cazzo, mi yeah, piacerebbe avercelo come un figlio. Al massimo lo fai con i condizionatori, il riscaldamento. I love this space. Cosa arriva il globo qua? Right in the center. You have two massive glass doors. Allora, questa è bella. Però non so per niente fan del letto al centro della stanza non attaccato a muro. Mi urta il sistema nervoso, non so perché. Mi mette a disagio. Quella roba là davanti, cos'è? Per i cook che ti guardano mentre scopi, cioè tipo che... Mezzo. Non so. Ma che cazzo scopa nel letto là, tutta la casa? Vero. Mikey that I'll do this. Vero. While we're doing the tour of this room. E attacco su una vetrata col piccione. That comes out of the bed, which is super cool. Davvero, ma non so, sta tornando un po' 3-4 giorni che parla di figa, sta ritornando il maestro sesso. Il maestro sesso qui, ragazzi, viaggio qui, ragazzi, sto viaggiando. Sì, qui hai venduto la casa Zara praticamente. Sì, gli fai sì, puoi stare sul letto e guardare la TV, incredibile. La TV la fai uscire con un pulsante. Guarda che roba, frate. No, l'ho presa, sì. Però è piccola. Ma infatti posso dire, poi vado un po' più grosso, ma come lo compro? Questo è il futuro, ragazzi. GG. Però mi ci sono masturbato. Ci ho sborrato dentro, moglie diceva. Ma poi è troppo piccola la vasca da bagno. Neanche ci entra, è coccia d'uovo. Coccia d'uovo, è vero. Look at this face with two rain heads. Again, ecco, a me queste luci invece sono proprio brutte. Non ti piacciono? A te ti piacciono? A me piacciono tipo le docce larghissime con la roba tipo col coso sopra enorme. Sì, ma porca madonna, frate, ma non c'hai vetro? Cioè, qui scusa, l'acqua dov'ha? L'acqua va dietro la vasca. No, col coso al centro che vedi grigio è uno scolo. Ho capito, però c'è schizzerà, nel senso... Poi rimane umido. Vabbè, ma che te frega, ma t'ho detto. Tanto c'hai tipo Jasmine che fa le pulizie, probabilmente. Ma che te frega te? Ma che Jasmine? Ma ci avrai l'80% della poppa Pedretti, porco Dio, che la tira porveri.
Alfred. Ma guarda che cielo, frate, i tramonti con le nuvole penso siano boh. Beh, topperia missilozzo. Ma topperia missilozzo urban, altro che sì, parlano uguale, cioè, impazzisco, dai. Cosa ho con la 10 giga, ma qualche cazzata la proverò. His team at In Residence treated us to a stunning and elegant multi-course dinner. They're so meticulous with setting up. Poi il filmato finale. Sì, in questa casa puoi fare tutto, amico. Ci divertiremo. Ah, così. This whole experience at Iron Man seems surreal. Che vibetto. The friends we made, the dishes we ate, the places we discovered. GG. Carina. Bello. 20 milioni d'euro. Ma. Bella, però. Vabbè, dai, domani la prendiamo, ragazzi. Io sono il Pablo. Non mi fotti questa tipa, non le hablo. In 2 secondi provo a prendere il mio taco. Fa 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 culo, la sbatto con gli hermanos.